Allora Mirko, domenica alla Nusei arriva la possibilità di riscattare il punto probabilmente più basso toccato dall'Olbia in stagione. Sì, sicuramente è stata la partita dove abbiamo toccato davvero, come hai detto tu, il punto più basso. Forse da lì ci è scattato qualcosa in più dove ci siamo ripresi. Sicuramente ci vorremmo rifare della partita d'andata che abbiamo perso qua in casa 3-1 ad Olbia. Che la Nusei avevi visto, ecco, l'andata, che squadra, che impressione ti aveva fatto? Bah, io devo dire che le sarde, tutte le squadre sarde, ogni volta che giocano contro l'Olbia ci mettono qualcosa in più, perché sicuramente devono dimostrare molto. Ho visto una Nusei abbastanza compatta, una squadra abbastanza fastidiosa, rognosa, chiusi là dietro, una squadra con poca qualità sicuramente, però con molta quantità di giocatori di corsa, con qualche giocatore comunque di qualità come Angeleddu, Figus o Mario Masia, che è un ex compagno che noi conosciamo benissimo qui all'Olbia. Quante e quali cose sono cambiate rispetto a questa partita dell'andata? Beh, sono cambiate molte cose, tantissime cose, perché soprattutto noi squadra, noi gruppo, ci sono molti giocatori nuovi, lo staff nuovo, dirigenza nuova. Sembrerebbe che le cose si stiano mettendo sulla strada giusta, sul verso giusto, e speriamo di continuare così e di arrivare il più in alto possibile. Le cose sul verso giusto anche per quello che sembrava essere un po' il tallone d'Achille della squadra, ovvero la fase difensiva. Sì, così dicevano tutti i giornali, comunque la gente qui ad Olbia. Sembrerebbe che ci stiamo mettendo a posto anche dietro, ma non penso sia solo un problema di difesa, ma era un problema generale a livello di squadra, perché comunque passa tutto prima dall'attacco, poi dal centrocampo e poi dalla difesa, e quindi siamo in 11 che si difende e in 11 che si attacca. Settore giovanile del Catania, un'esperienza in Belgio, l'esordio in Serie B col Varese, insomma è arrivato il momento di ritrovarle quelle categorie, magari con l'Olbia. Magari sì, con l'Olbia, sto dicendo appunto io, speriamo di ritornarci il prima possibile con questa maglia, con questa squadra, con questa società. Io me lo auguro, ce lo auguriamo un po' tutti quanti.